Sampdoria, obiettivo end play contro la Roma. Dare seguito alle vittorie con Benevento e Fiorentina per incamerare punti preziosi già dalle prime giornate, questo l'obiettivo della Sampdoria per l'avvio di campionato. I liguri soggiornano in vetta alla classifica dopo due giornate, in coabitazione con Juve, Napoli e le due milanesi. La missione è mantenere il primato anche dopo la terza giornata, nella quale a Marassi arriva la Roma, ferita dall'Inter all'Olimpico nell'ultimo turno. Per Marco Giampaolo il match contro i giallorossi è ben più di una semplice prova del 9, è un test alle ambizioni di una squadra costruita in estate seguendo ogni singolo dettame del tecnico, il primo esame serio dopo aver affrontato una neopromossa ed una squadra che carburerà verosimilmente non prima di ottobre. Sabato sera i doriani si troveranno a fronteggiare un attacco potenzialmente stellare ed un centrocampo infarcito di talento e funzionalità, più o meno le stesse armi, ma di minor valore assoluto, di cui dispone la Sampdoria, la quale si presenterà in campo con il canonico 4-3-1-2 senza particolari novità, con Quagliarella e Caprari duo offensivo per pungere la retroguardia di Di Francesco. Difficile che Duván Zapata esordisca da subito, anche per questioni tattiche, la Roma lascia infatti molta profondità da attaccare alle spalle dei due centrali e la velocità potrebbe fare piuttosto comodo, sebbene il colombiano ne sia dotato. E anche questione di natura e di intesa, l'ex Pescara ha dimostrato di avere un buon feeling con il veterano classe 1983. La stessa ragione potrebbe spingere Giampaolo ad insistere su Regini al centro della difesa con Strinica a sinistra, anche se la stazza di Dzeko e la sua capacità di giocare spalle alla porta potrebbero rendere necessario l'intervento di un giocatore fisicamente più dotato come Gianmarco Ferrari. Non dovrebbero invece esserci interventi a metà campo, dove Linetti è in vantaggio su Dennis Praé. La ragione risiede ovviamente nelle caratteristiche più difensive del polacco, mentre l'ex Anderlecht può essere un'arma da utilizzare a gara in corso. Per caratteristiche, la Sampdoria è abituata a tenere il pallone e a giocarlo, ma contro la Roma questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio, concedere campo alla velocità di Nainggolan e Defrel complicherebbe i piani. Così come abbandonare Sala nell'uno contro uno con Perotti, ragion per cui Giampaolo sta facendo di tutto, con risultati positivi, per recuperare appieno Edgar Barreto, uomo chiave per la sua mediana ed in grado di raddoppiare e difendere, avendo eccellenti basi tattiche. Che è una vetta da mantenere salda tra le mani, dimostrando maturità, Samp. L'esame Roma si avvicina.